Ladies and gentlemen. Ciao popolo Lega Nerd, puntuale come ogni giovedì arriva Popcorn Time, la vostra rubrica sempre attenta alle novità cinematografiche in sala. Io sono Gabriella, la vostra supereroina dell'uscita cinematografica. Pronti a scoprire cosa ci ha riservato questa settimana al cinema? Attenzione, potreste rimanerne profondamente turbati. Paura, eh? Amanti del re del terrore, il giorno è finalmente giunto. La creatura che ha tormentato la nostra infanzia e infestato i nostri incubi sta ritornando al cinema. Sì, proprio lui, il pagliaccio ballerino dei denti affilati, si è risvegliato dopo 27 anni per poter divorare le vostre anime. Tocca a tallo palloncino. Ovviamente parlo di It, la nuova trasposizione di Andres Muschietti, tratta ovviamente dall'omonimo cult di Stephen King. Da quando esiste la città di Derry, questa è terreno di caccia di una strana entità che emerge dalle fognature ogni 27 anni per cibarsi del terrore che scatena nelle prede che ha scelto, i bambini. Facendo gruppo durante un'estate orribile ma esaltante, i perdenti si compattano per riuscire a sconfiggere le proprie paure e fermare la serie di omicidi iniziata durante una giornata di pioggia, quando un bambino, nel tentativo di recuperare la sua barchetta di carta, viene risucchiato all'interno di un tombino, finendo dritto dritto tra le braccia di Pennywise il clown. Non prendete questo remake sotto gamba, perché vi assicuro che Bill, fratello di Alexander e Gustav, nonché figlio di Stellan, Pdor, figlio di Khmer della tribù di Star, saprà come terrorizzarvi. Vero, piccolo Penny? E lasciamo le fogne di Derry per addentrarci in quelle di Roma, dove si annidano i più fetenti criminali della capitale. Loro sono brutti e cattivi, e anche un po' sporchi. E dopo aver conquistato la mostra del cinema di Venezia, capitanati da Claudio Santamaria, arrivano nelle nostre sale cinematografiche. Quattro outsider, senza arte né parte, mutilati nell'aspetto e nella dignità da una società che li vede brutti e cattivi, si improvvisano rapinatori per il colpo che cambierà la loro vita. Il papero non ha le gambe, sua moglie ballerina è senza braccia, il merda è un rasta tossico e plissé un irascibile nano rapper. Gli evidenti ostacoli fisici non sono che un alibi per la sgangherata banda criminale, unita e compatta per realizzare l'improbabile sogno comune. Dopo il colpo però le cose si complicano, ciascuno dei componenti pretende di tenere per sé il malloppo e tutti sembrano avere un piano per riuscirci. Non vi piace l'horror? Non vi piace manco la commedia? Non vi preoccupate, amanti dello sport, del biopic e delle tematiche forti, ho esattamente il titolo che fa per voi. Infatti questa settimana al cinema arriva la trasposizione della famosa partita di tennis disputata il 20 settembre 1973 da Bobby Riggs e Billie Jean King. Più che uno scontro sportivo, un vero e proprio manifesto per quanto riguardava i diritti femminili e l'ascesa della rivoluzione sessuale. Sto parlando della battaglia dei sessi con protagonisti Steve Carell ed Emma Stone. Nel 1973 la TV americana trasmise uno degli eventi sportivi più attesi di tutti i tempi, una partita di tennis tra la campionessa del mondo Billie Jean King e l'ex campione scommettitore seriale Bobby Riggs. L'evento ebbe una grande risonanza in un periodo caratterizzato dalla rivoluzione sessuale e dalla nascita del movimento per i diritti delle donne, ma due campioni rivali, King e Riggs, fuori dal campo, erano impegnati a combattere battaglie personali e ben più complesse. E per i più piccini? Non vi preoccupate, perché ho pensato anche a voi direttamente dalla Germania. Arriva il divertentissimo Monster Family, storia di un conte Dracula aspirante essere umano e di una bibliotecaria aspirante vampira. Un film in cui famiglia e unione fanno la forza, con le voci di Carmen Consoli e Max Gazzè. La storia è quella di Emma Wishbone, proprietaria di una piccola impolverata libreria per ragazzi, del marito Frank e dei loro indisciplinati figli. L'illusione di una famiglia felice si scontra con l'ingombrante presenza di quattro mostri infestanti: stress da lavoro, crisi di mezza età, pubertà e bullismo. Durante una festa in maschera, gli alter ego di Wishbone prendono una piega inaspettata. Genitori e figli resteranno vittime di un sortilegio lanciato dalla strega Baba Yaga, inviata dal conte Dracula in persona, e assumono per magia le sembianze dei loro costumi. Settimana bella intensa e interessante, non c'è che dire. Sapete già cosa andare a vedere al cinema? Io un'idea ce l'avrei. Mentre che ci riflettete, ricordatevi di spolliciare in su se questo video vi è piaciuto e spammatelo a motore. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento con Popcorn Time. Ciao!
proprio lì che... Ma andrà a fuoco questo? Non è che mi toglie il fuoco sui tavoli? Arcadiello, Arcadiello! E il bambino? E vuoi il palloncino? E Pepe? No. Arriva la cosa, arriva che partita, partita. Non è difficile, lì è partita. 42 N-R-D-S.